recuperate questo principio di realismo, però rischiate, come dire, di non essere più riconosciuti e riconoscibili da una certa, anche abbastanza ampia parte del vostro elettorato. Come movimento, la caratteristica principale è l'essere post-ideologici. Questo cosa vuol dire? Non alimentare il qualunquismo, ma avere una posizione ben precisa su determinati temi, sull'ambiente, sul lavoro, sul welfare. Quindi noi abbiamo un nostro programma con degli obiettivi ben precisi da realizzare che non si legano a una tradizione ideologica o all'altra, ma mirano al sommo bene. E credo che oggi chi vota 5 Stelle, oggi, fino ad oggi, fino al 2018, chi ha votato 5 Stelle ha votato una forza politica che teneva a marcare la differenza radicale rispetto a tutto l'arco di quello che una volta si chiamava l'arco costituzionale, cioè delle altre formazioni presenti in Parlamento. Dallo streaming, dalla democrazia diretta, all'uno vale uno, al divieto di cumulo delle cariche, al divieto dei mandati superiori a due, e di tutta questa così, organizzazione, di tutti questi principi non rimane molto. È un'evoluzione che in un certo senso è anche positiva dal punto di vista, come lei diceva, della stabilità del sistema, ma lascio un punto interrogativo sul rapporto che i 5 Stelle avranno d'ora innanzi con i loro elettori, che credo abbiano innanzitutto votato una forza di rottura rispetto al sistema.